Buonasera, bentrovati con i nostri appuntamenti delle interviste di Helios Magazine. Come sempre, grazie a tutti gli amici che ci seguono sia dall'Italia che dall'estero. Questa sera abbiamo il piacere di avere un ospite come tanto, tante volte ormai, per fortuna, sta accadendo, che è un ospite prestigioso diciamo, in un certo senso anche originale, precursore di alcune questioni che questa sera, diciamo, scopriremo assieme proprio dalla sua voce. Il nostro ospite è il professor Alessandro Bertinotti. È docente di antropologia del design presso l'Università di Genova e La Spezia. Però diciamo, presentarlo soltanto così sarebbe riduttivo, perché il suo percorso diciamo, culturale, artistico e scientifico è amplissimo. E poi capiremo anche perché. Intanto lui è un musicista, comincia con un'attività appunto di musicista, pianista, e poi si dedica allo studio della psicologia e poi dell'antropologia. E diciamo che una delle sue opere più importanti e che è anche quella che ci ispira molto, si intitola La mente ama. Il nostro ospite è il professor Alessandro Bertinotti. Io lo saluto, lo ringrazio per essere qui con noi. Anch'io saluto tutti, saluto ovviamente te, saluto tutti coloro che sono in video e in Professore, ascolto. ci diamo del tu. Spieghiamolo ai nostri ascoltatori, perché Come vedi, ho subito iniziato a darti siamo del tu. sì, vi ringrazio perché siamo legati da una amicizia affettuosa. La domanda che ti volevo fare per introdurre questa puntata è: che cos'è l'antropologia della mente? Perché tu sei praticamente il fondatore di questa disciplina. Anche se prima di te, diciamo, ce lo direi tu stesso, diciamo, c'è chi ti ha indirizzato, no? Che cos'è l'antropologia della mente? Sì, c'è chi mi ha indirizzato perché tutte le cose hanno sempre un genitore, ogni cosa ha una origine e c'è sempre qualcuno che ci mette su una strada, che in genere, se questa persona ci vuole bene, si dimostra essere poi la strada giusta effettivamente per noi. E così è successo, nel senso che io ebbi la fortuna di conoscere un professore a Firenze che insegnava antropologia culturale, che era il professore Gavino Musio, il quale portò negli anni 80-90 in Italia l'antropologia cognitiva, e da questa disciplina è poi scaturita l'antropologia della mente, che è una evoluzione dell'antropologia cognitiva. Io sono uno dei suoi allievi e direi forse l'unico che è rimasto all'interno dell'accademia universitaria e ha modificato l'antropologia cognitiva in antropologia della mente. Adesso vi racconterò perché. Sì, no, ma spieghiamo anche, diciamo, per chi non è, diciamo, addentro a queste discipline, la differenza tra antropologia cognitiva e antropologia della mente. Giusto. Allora, l'antropologia cognitiva si pone una domanda: in quale modo l'essere umano in generale e all'interno di ogni etnia, quindi di ogni cultura, conosce il mondo, come lo elabora, come giustifica il modo di considerare le cose, l'amicizia,
l'ansia, gli eventi, il destino, la vita stessa, la morte, la relazione con gli altri. Quindi l'antropologia cognitiva studia come la nostra specie interpreta conoscendo il mondo. L'antropologia della mente fa uso costante e continuo come suo riferimento scientifico alle delle neuroscienze. Quindi io, al posto di avere una impostazione esclusivamente speculativa, ipotetica, io vado a studiare le ultime, le più recenti teorie neuroscientifiche che ci dicono come funziona il cervello per comprendere come questo funzionamento crea la mente. Perché il presupposto fondamentale dell'antropologia della mente è che la mente è ciò che il cervello fa con se stesso e nella sua relazione con gli altri. Quindi la novità rispetto agli anni 80 e 90 è che oggi i contributi delle neuroscienze sono costanti, continui e sono enormi rispetto a quando il mio professore fondò l'antropologia cognitiva. Non so se sono riuscito a spiegare cosa fa l'antropologia cognitiva, perché poi dopo declina queste sue cose all'interno delle diverse culture, ovviamente. Sì, diciamo che spiegare il funzionamento del cervello è un'impresa veramente titanica, nel senso che ancora adesso noi non sappiamo che cos'è il cervello, e, nel senso che abbiamo degli studi che sono sempre in evoluzione, proprio perché forse diciamo, il cervello potrebbe essere una rappresentazione del corpo, no? Ma il funzionamento però del cervello e quindi lo studio delle neuroscienze ci porta a chiederci anche come noi riusciamo a interpretare la realtà. Questa realtà attraverso l'attività del nostro cervello, noi la conosciamo in che modo? Codificandola, decodificandola, tu usi uno schema per dare una spiegazione, un modello, no? al funzionamento del cervello. E questa, come dici tu, carissimo Pino, è la domanda da milioni di euro e milioni di dollari, nel senso che quello che oggi le neuroscienze ci dicono è che ogni cervello umano, quindi il mio, il tuo, di qualsiasi persona ad esempio stia seguendo questa nostra chiacchierata in video, costruisce la realtà e la interpreta in modo profondamente soggettivo. Quindi noi sappiamo oggi che la realtà intesa come dato oggettivo, la realtà intesa come tavolo, natura, mare, viaggio, bosco, per ognuno delle persone che incontrano un tavolo, la natura, il viaggio, il bosco, è specifica alla vita di quella persona. Quindi il bosco è per tutti noi un'idea con la quale possiamo parlare, ma la specificità di questo bosco è del tutto personale. Personale. In base alla storia di vita di questa persona, le esperienze, le memorie, le attenzioni, le consapevolezze scaturite dal suo rapporto con il bosco di Pino è diverso dal bosco di Alessandro. Quindi oggi la realtà è una relazione, si usa dire, intersoggettiva, dove insieme ci mettiamo d'accordo in una sorta di convenzione che esce, che scaturisce dal linguaggio e
crediamo tutti insieme che il bosco sia fatto di alberi, di vento, di foglie, di sentiero. Ma se poi andiamo a vedere bene, ognuno di noi ha il proprio bosco. Non so se mi sono spiegato. Sì, si è spiegato e hai messo anche un po' in crisi, in discussione, il discorso del determinismo genetico. Anche se diciamo, noi sappiamo che già è messo in discussione anche soltanto diciamo, la teoria della, diciamo, della quantità diciamo, di influenza genetica, cioè ci sono studi che indicano nella nostra eredità genetica un'influenza del 20%, mentre l'altro 80% è plasmato appunto dalla nostra attività sociale, culturale, linguistica. C'è per esempio un bellissimo studio di Rosilandi che fa un esempio molto semplice, ma da cui si capisce tantissimo, cioè dice, il primo uomo che è stanco in una radura trova un ceppo caduto di un albero e ci si siede sopra e fa soltanto un'azione diciamo fisica, però nel momento in cui lo riconosce come oggetto utile e gli dà un nome che può essere sedia, ecco che quell'oggetto non è più un ceppo caduto, ma è una parte della propria esperienza culturale e linguistica, cioè attraverso il linguaggio costruisce la realtà. Quello che ti sto chiedendo è che come fai a seguire questi processi, perché sono processi che la mente elabora continuamente. Cioè il linguaggio costruisce anche la realtà attraverso l'esperienza. Sì, partendo dall'inizio di quello che hai detto, la relazione fra genotipo, cioè le informazioni genetiche che ci predispongono, cioè ci dispongono prima della nascita a incontrare la realtà in un certo modo, e ciò che noi riceviamo dalla realtà come stimoli, come sensazioni, e andremo a determinare il fenotipo, cioè questo incontro fra la nostra dimensione genetica e la dimensione culturale degli atteggiamenti, delle tradizioni, delle credenze, delle opinioni all'interno di una comunità di esseri umani. Ecco, questa relazione è una osmosi costante. Tanto è vero che in realtà all'interno non solo dell'antropologia della mente, ma anche delle neuroscienze più recenti, non sarebbe giusto dire che il cervello serve per poter pensare. In realtà il cervello ha una funzione evolutiva di mantenimento di ciò che si chiama la allostasi, cioè il cervello si sviluppa nella nostra specie per gestire il bilancio fra energia che spendiamo per comprendere e capire il mondo, l'energia che spendiamo per tenere in vita il nostro corpo, che è un'energia gestita dal nostro cervello, e come dire, la necessità di recuperare questa energia. Quindi il nostro cervello si è organizzato per stabilire una meravigliosa, e poi lo vedremo, persino religiosa nel senso etimologico del termine, relazione fra uno scambio di energie che sono i significati, che sono le idee, fra noi e ciò che è esterno a noi. E esterno a noi ci sono anche le altre persone. Quindi l'aspetto
veramente interessante e commovente, direi, che ci commuove, ci muove tutti in una direzione misteriosamente solidale, è il fatto che il nostro cervello ha bisogno costante di ricevere informazioni dagli altri, dal mondo nel quale vive, perché senza queste informazioni non sa che energia recuperare, quanta energia recuperare e più che altro come spenderla, con chi parlare, con chi raccontare il disegno della propria vita, con chi condividere un film andando insieme al cinema, una pizza. Ecco, il nostro cervello nasce per questo. Non so se sono riuscito a raccontare questo meraviglioso mistero. Sì, ha introdotto però un altro argomento che ci fa passare, diciamo, a una domanda, diciamo, un po' più diciamo teorica, nel senso che tutto questo potremmo anche trovarlo nelle specie animali, no? C'è qualcosa che caratterizza invece l'umanità. Che cos'è quindi per te l'umanità? Cos'è che fa definire un essere umano? È quello che lo fa definire umano è innanzitutto quello che accade nella neocortex, che è la parte più recente della nostra corteccia, non è solo la corteccia, perché poi ci sono una serie di azioni sottocorticali particolarmente importanti. Sono questi 6 mm di spessore che noi abbiamo e che elaborano un insieme di input che normalmente chiamiamo poi come risultato, questa elaborazione, chiamiamo coscienza, chiamiamo consapevolezza. Ecco, la grande differenza, il grande problema dell'essere umano come dire, rende diverso l'essere umano da altre specie, ma non è detto che lo renda diverso da un punto di vista esclusivamente anatomico, neurofisiologico. Può essere una diversità a livelli diversi, perché nessuno oggi osa dire che gli animali non abbiano una forma di consapevolezza, magari primigenia, magari primitiva. La nostra forma di consapevolezza e di coscienza, cioè sapere chi siamo. Sapere chi siamo significa chiederci costantemente perché ci siamo, come stiamo al mondo, qual è il progetto per cui vale la pena gestire il dolore e dare un significato, ad esempio al dolore, dare un significato all'amore. Questa costante domanda che noi ci facciamo è ciò che viene definita consapevolezza. Adesso ci sono due sostanziali teorie sulla consapevolezza, se vuoi, Pino, che velocemente posso raccontare. Certo. C'è l'idea di una consapevolezza intesa come proprietà emergente, come quando noi costruiamo una casa dalle fondamenta al tetto, parliamo di emergenza, cioè qualcosa che emerge dal basso e va verso l'alto. Quindi c'è una teoria che ci dice che la coscienza è una proprietà emergente, cioè che emerge dal funzionamento del cervello umano, e quindi nel suo funzionare il cervello umano produce coscienza, produce domande e tentativi di risposta. E c'è un'altra teoria invece che presume e ipotizza che il nostro cervello sia come una rice trasmittente che riceve dall'ambiente, dal cosmo, attraverso forme energetiche che hanno a che fare con la meccanica quantistica o che hanno a che fare con l'elettromagnetismo, percepisce la presenza di un sistema all'interno del quale noi esistiamo, e questa percezione si trasforma in pensiero. Quindi c'è l'idea che o noi nel nostro funzionamento
facciamo emergere la coscienza o in realtà comprendiamo di far parte di un sistema e questa comprensione ci fa diventare coscienti di essere dentro un cosmo. Non so se mi sono spiegato. Procediamo per tappe, perché questo essere al mondo e quindi esserci umanamente, quindi con la mente che caratterizza la nostra umanità, quindi la consapevolezza che viene attraverso l'elaborazione, diciamo, mentale, ci fa, diciamo, definire, no? Io all'inizio parlavo di linguaggi, nel senso che poi noi ovviamente interpretiamo la realtà, ma la definiamo anche attraverso, diciamo, attraverso il linguaggio, attraverso ciò che noi nominiamo diventa parte della nostra coscienza e quindi della nostra consapevolezza. E questa funzione ci fa definire momento per momento quello che noi siamo, mentre tu stai, diciamo, avanzando un'altra idea, che è quella che, diciamo, nel teorema di Gödel è il punto debole dei sistemi, no? Cioè, noi, il teorema di Gödel, che dice che se tu stai dentro il sistema puoi conoscere una parte soltanto, puoi avere una parte soltanto la conoscenza del sistema, però puoi intuire che oltre quella parte c'è un tutto che tu non puoi cogliere essendo parte del sistema. E allora qua passiamo dal livello, e questa è la domanda che vorrei farti, e passiamo dal livello della consapevolezza scientifica a un livello di consapevolezza, chiamiamola, del mistero tra il nostro essere, diciamo, natura e il nostro essere divino. Cioè, questa intuizione che al di fuori di noi, al di sopra di noi, più che al di sopra, io direi proprio al di fuori del nostro ambito, diciamo, di percettivo, di consapevolezza, ci sia qualcosa di più a cui noi, diciamo, facciamo riferimento, di cui noi facciamo parte. Come la definisci? È Dio? È il cosmo? Che cos'è? Allora, innanzitutto mi faccio aiutare da una persona che tu sai che io amo tantissimo, che dice questo. Se tutto ciò che vogliamo potessimo, ben facile sarebbe giudicare. L'estremo limite della parola è l'impotenza di dire. E siamo nel 1873 e è Emily Dickinson. Ecco come ti rispondo. Che se tutto ciò che vogliamo potessimo, ben facile sarebbe giudicare. Allora vuol dire che il mistero dell'incomprensione, del non senso, della ricerca di significato, ce lo rivela anche la attuale meccanica quantistica. E ce lo rivelano anche gli attuali fisici, i quali ci dicono: ricordateci, e ricordatevi, perché serve all'umanità mantenere quello che tu hai detto, un senso del limite pur nella ricerca. I fisici ci ricordano che del cosmo e della materia noi conosciamo il 4%, il 96% non ne sappiamo nulla di questo 96%. Allora, se per divino intendiamo il mistero per cui siamo qui senza averlo chiesto,
siamo qui senza sapere il perché, senza aver scelto i genitori, senza aver scelto la geografia nella quale siamo nati e cresciuti, senza aver scelto il tempo, senza aver scelto la classe sociale. Noi siamo qui nolenti. Allora, cercare di comprendere per quale motivo noi siamo qui al di fuori della nostra volontà, eppure questa volontà è legata a ciò che si chiama pulsione di sopravvivenza, perché amiamo la vita, perché la vita contiene quel mistero che ci dice domani è un altro giorno, si vedrà, come diceva la grande Rossella O'Hara, questa idea costante di continuo cambiamento che è il logos di Eraclito, mentre Aristotele dice quello che dicevi tu, che il pensiero è linguaggio e il linguaggio è in stretta relazione con qualsiasi concezione filosofica, che questo, e questo è il grande contributo scientifico, l'inizio del pensiero scientifico, proprio grazie all'idea dell'organon, no? della logica in Aristotele. Ecco, se noi ci facciamo questo tipo di domande è perché forse in questo livello di consapevolezza c'è quella scintilla divina che ci collega al sistema, che non capiamo, ma che intuiamo essere parte, esatto, essere parte di noi. E noi ci rendiamo conto che quando questo sistema manca, è importante come l'aria. Perché quando è che noi ci rendiamo conto che l'aria è importante? E quando stiamo per soffocare. Quando è che apprezziamo l'importanza del cibo? Quando abbiamo fame, dell'acqua, quando abbiamo sete. Ecco, il fatto che la consapevolezza nella nostra specie funzioni per assenza, per sottrazione, è un altro mistero e che ci fa comprendere che forse hanno ragione tanti miei maestri che mi hanno insegnato una frase importante: quando un dolore non serve a qualcosa vuol dire che è stato sprecato. Ecco, questo è un altro mistero. Beh, diciamo che prima di arrivare alle conclusioni, di concludere questa trasmissione, approfondiamo un attimo questo concetto, perché sostanzialmente dobbiamo chiederci, secondo questi concetti che tu hai enunciato, dobbiamo chiederci se, diciamo, il sistema a cui apparteniamo, no? E di cui intuiamo una fonte, un'origine, pur non potendola conoscere, e pone una domanda, a mio avviso, fondamentale: tutto ciò che è, non è ricerca e dubbio. E quindi chiamiamola fede, è un ostacolo o no a questa ricerca di questa intuizione che ci viene dall'interno, ma anche ci viene anche dal nostro dalla nostra, appunto, consapevolezza di essere dentro questo sistema universale, culturale, ma anche, diciamo, fisico, naturale. Qui esprimo il mio parere. Tu sai che io sono un uomo di fede, sono un uomo che ha studiato tanto e continua a studiare non solo la teologia cattolico-cristiana, ma anche quella cristiana protestante, calvinista, e anche la storia di, come antropologo ovviamente, della mente, e anche la storia del rapporto con la trascendenza da parte delle filosofie orientali o di religioni orientali. E in genere in Oriente parliamo più di filosofia che di religione. Sì. Che
quindi c'è una certa differenza. Allora, io qui ti rispondo dal mio punto di vista, come non solo scientifico, ma quello che penso io, come Alessandro Bertirotti. Io ritengo che un atto di fede sia un atto di grande insicurezza esistenziale. Cosa vuol dire? Che io mi chiedo costantemente non solo se Dio esiste e se questa divinità c'è dentro di me, attorno a me, sopra di me, in un certo senso attribuendo a questa divinità anche l'origine della morale kantiana, come ha detto Kant. Io costantemente me lo chiedo. Avere fede non vuol dire essere sicuri, non vuol dire essere tranquilli, vuol dire continuare a dubitare. Di che cosa? Di se stessi. Perché la fede è un metodo costante, continuo, all'interno del quale si verifica la propria coscienza, si verifica la propria consapevolezza, si verifica il proprio limite. La fede è il luogo, dal mio punto di vista, grazie al quale parte il metodo della grande investigazione. È il metodo di Tommaso d'Aquino, sono le domande che Agostino si chiedeva rivedendo la concezione platonica, e sono le grandi, come posso dire, categorie attraverso cui ho il reditus, come diceva nella Summa Theologiae il grande Tommaso d'Aquino. Parlava di exitus, di questo atto in cui noi usciamo dal sistema per prendere consapevolezza, ma rimaniamo dentro il sistema. Quando ce ne rendiamo conto, abbiamo il reditus, abbiamo il ritorno, come se fossimo in una onda sinusoidale di up and down, che è il suono, ecco la mia origine e il mio amore per la musica. Questo modo di ragionare, il metodo che pone il dubbio sulle proprie sicurezze, è il modo attraverso cui vi è un'onda perfetta, che è il suono, di noi stessi nei confronti del cosmo. Quindi per me fede e metodo razionale di elaborazione del proprio mistero si traduce in un atto di ragionevolezza, all'interno del quale il limite umano è all'origine di questa intuizione. Non so se sono riuscito a spiegare. No, ti sei spiegato benissimo, ma è chiaramente un tema che rimane molto molto aperto, sicuramente. È molto complesso. Io che non sono, diciamo, religioso, ho, diciamo, lo stesso atteggiamento che tu hai, nel senso che per me il dubbio è fonte di continua ricerca, quindi anche questa, diciamo, se vuoi, è una sono dei percorsi che poi alla fine si incrociano. Cioè, qualcuno diceva che la scienza e la fede alla fine trovano un punto di convergenza, perché c'è un punto in cui alla domanda nessuno può dare una risposta che sia l'ultima, no? Esatto. Noi invece dobbiamo dare l'ultima, diciamo, parola, salutando intanto tutti quelli che ci hanno seguito, sperando che questa serata sia stata anche molto coinvolgente, così come è stata per me. Io spero che anche i nostri amici l'abbiano apprezzato, e naturalmente saluto tutti e do appuntamento per la prossima settimana. Ringrazio il professore Alessandro Bertirotti, a cui do la parola per i saluti finali. A te, Alessandro, e grazie per essere stato qui con noi questa sera.
Ma specialmente in questo periodo storico mi faccio sempre aiutare dalla mia grande amata che dice: ci sono due potrei e c'è poi un devo, e dopo ancora un sarò, che infinità di compromessi per indicare l'io voglio. Emily Dickinson, 1864. Bene, grazie Alessandro per essere con noi, arrivederci a tutti e arrivederci alla Grazie a prossima. te, Pino, e saluto tutti. Arrivederci.